Buona la prima per l'Aquila targata De Feudis che batte 1-0 il Capistrello grazie all'inzuccata di Shiba a fine primo tempo. Il nuovo tecnico dell'Aquila sceglie un iniziale 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Shiba al centro, Di Ruocco ed Ercole sugli esterni. Giordani invece schiera il suo Capistrello con un 4-5-1 che in fase di possesso diventa 4-3-3. Franchi è il punto di riferimento in avanti mentre sugli esterni si alzano De Rocis e Guana Calderon. Primo spunto di cronaca al decimo di marca aquilana con D'Ercole che dal limite dell'area impegna Di Girolamo. I rovetani rispondono al 19esimo con un tentativo fuori misura del capitano De Meis. La gara si accende dopo la metà della frazione. 27esimo l'Aquila in proiezione offensiva. Loviso prova la fiondata dai 20 metri. Il pallone si stampa sulla traversa con Di Girolamo che sarebbe stato fuori causa. Scampato il pericolo, il Capistrello si riorganizza e va vicinissimo al vantaggio al minuto 32. Mastrone va via a Scognamiglio e crossa dal fondo. Franchi colpisce bene di testa ma non trova la porta. A due dall'intervallo la gara si sblocca con il vantaggio dell'Aquila. Pennellata dalla destra, Shiba di forza sovrasta il diretto avversario e con un'incornata potente e precisa porta in vantaggio il rosso-blu. Shiba in fiducia e ci prova anche dopo soli 19 secondi della ripresa ma stavolta non trova la porta. Ancora l'Aquila a metà frazione, tiro debole di D'Ercole, Di Girolamo blocca senza affanni. La gara scorre via senza particolari sussulti fino agli ultimi 5 minuti quando il match torna ad accendersi. Scognamiglio, già ammonito, commette un fallo sulla tre quarti difensiva aquilana. Il direttore di gara non ha dubbi, secondo giallo e doccia anticipata per il capitano dell'Aquila. Sugli sviluppi della punizione il Capistrello va a un passo dal pareggio, colpo sotto a pescare l'inserimento di Fantauzzi che con il piattone manca di pochissimo il bersaglio grosso. È l'ultima emozione del match che va in archivio dopo 4 minuti di recupero. Mercoledì Eccellenza di nuovo in campo per l'ultimo turno dell'anno. L'Aquila andrà a Montesilvano, il Capistrello invece riceverà lo Spoltore. Dispiace soprattutto perché noi l'avevamo preparata in questo modo e penso eravamo riusciti nel nostro intento, quello di, insomma, di limitarli nel gioco. Purtroppo è uscito quel gol su un nostro errore che tra l'altro quelli più esperti hanno fatto, perché una punizione a un minuto dalla fine nostra, hanno voluto battere vicino e poi abbiamo perso la palla. Ecco, quell'errore mi ha dato tanto fastidio. Per il resto io non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché hanno dato l'anima, sapevamo che l'Aquila era più forte. Siamo venuti qua a giocare una partita praticamente senza attaccanti, perché noi, come sapete, se è andata Guino, pecchiamo un po' davanti e si è visto tutto, anche se noi nel secondo tempo ci abbiamo messo tutta la volontà, però quando ti manca un riferimento avanzato diventa tutto più difficile, soprattutto quando giochi con squadre come l'Aquila. Del buono c'è tanto il buono, perché comunque alla fine siamo stati in partita fino alla fine e come ha detto prima il suo collega, se Fantauzzi metteva quella palla avevamo pareggiato la partita. Quindi di buono ci sta tanto, perché non tutte le domeniche incontreremo l'Aquila. E quindi se la squadra ha continuato sul trend degli ultimi tempi, mantenendo l'atteggiamento giusto, con la giusta intensità, ho dei ragazzi fantastici, soprattutto in mezzo al campo che è dietro, che insomma ci mettono tanta intensità. Per quanto riguarda il discorso del girone d'andata, se all'inizio mi avessero detto di fare 26 punti ci avrei messo la firma. Forse voi non sapete, tanti non sanno, le problematiche che abbiamo avuto noi all'inizio. Cioè noi siamo partiti il 20 agosto e avevo il primo giorno di allenamento, avevo 7 ragazzi della Juniores, il 20 agosto parliamo. Poi piano piano abbiamo fatto la squadra. Diciamo l'unico rammarico che ho, guarda, se proprio devo essere sincero, è proprio che incontrare l'Aquila, l'ho incontrata la prima giornata quando loro stavano al top e noi ancora stavamo veramente non messi bene, e l'ho incontrata adesso dopo un cambio di allenatore dove la squadra reagisce sempre di più, parliamoci chiaro, ci sta sempre una sterzata. Ecco, questo mi dà fastidio, soprattutto ci sono venuto sempre senza attaccanti.